Io non sono d'accordo sulla riformulazione, non so che cosa accade, però in questi casi le chiedo una carenza di regolamentare. Se lei non accetta, a parte che quindi lei mi insegna, essendo stata qua molto più di me, però se lei non accetta la riformulazione o non viene posto così come riformulato e viene posto ai voti col parere contrario del relatore e del governo, a meno che non ci sia da parte del relatore del governo un'ulteriore proposta che, come noto, spetta soltanto al relatore e al governo. Prego, onorevole relatore. Presidente, chiediamo allora l'accantonamento di questa riformulazione dal momento che è stata votata all'unanimità in Commissione Giustizia. Bene, allora onorevole Mattiello, però se accantoniamo il 13.25 Bindi, di conserva sono accantonati il 13.3 Nuti, il 13.4 Nuti e il 13.5 Nuti. Quindi questi sono accantonati. Passiamo al 13.6 Nuti. Prego, onorevole Nuti. Grazie, Presidente. Colleghi, questo emendamento è molto importante, riguarda le incompatibilità. Cosa accade al momento? Al momento quello che è lo scandalo Saguto a Palermo vede l'amministratore giudiziario il giudice nominare l'amministratore giudiziario. L'amministratore giudiziario può, per gestire le aziende che gli vengono affidate, nominare dei collaboratori, dei coadiutori. Ebbene, a Palermo capitava che l'amministratore giudiziario nominava il marito del giudice, il figlio del giudice. Perché? Perché non c'è una norma che impedisce queste nomine. Quindi l'amministratore giudiziario può continuare a farsi aiutare per gestire le aziende che vengono sequestrate.